lavorazione della lana coniuga antiche tradizioni, saperi artigianali ed innovazione tecnologica, e sono questi gli aspetti che hanno portato a stabilire una collaborazione tra il nostro Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia ed il Museo dell'Arte della Lana di Stia in provincia di Arezzo, nella Valle del Casentino. Questa attività si inserisce nella strategia di terza missione del Politecnico, che intende rafforzare la cultura e le attività di divulgazione. La lana è una delle fibre tessili naturali più utilizzate e più apprezzate e si ottiene, come ben noto, dal vello di ovini, camelidi, conigli, ma anche dalla bigogna, dall'alpaca e dai lama. L'utilizzo della lana, del quale si hanno testimonianze già in epoca preistorica, è andato via via crescendo fino ad arrivare in Europa durante il Medioevo, prima delle migrazioni barbariche, allo sviluppo di una fiorente industria della lana e allo stabilirsi delle corporazioni, come quella dell'arte della lana, che controllavano la vendita e lo scambio dei prodotti tessili. Si arrivò poi agli inizi dell'Ottocento in Gran Bretagna allo sviluppo dei primi impianti di filatura meccanica e successivamente a tutte le innovazioni dell'industria tessile così come la conosciamo ora. La lana ha avuto ed ha questo successo per le sue molteplici proprietà: la morbidezza, l'elasticità, l'igroscopicità, l'elevata termocoibenza e la resistenza termica. Queste proprietà sono ben note agli operatori del settore. Praticamente la lana l'inverno le protegge dal freddo e l'estate le isola dal caldo, non gli fa soffrire il caldo. E già da qualche anno a questa parte, diverse ditte nel settore edile in Italia stanno coibentando le case sane, naturali, con la lana di pecora per fare le coibentazioni e gli isolamenti. Non si usurerà mai nel tempo la lana, perché la lana è anche un prodotto ignifugo che non brucia, non si incendia la lana, capito? È ignifuga. Nel museo di Stia si può percorrere il cammino della storia dell'arte della lana. Il museo ha sede negli edifici del lanificio Lombard, che dal 1838 al 2000 impiegò fino a 500 lavoratori del paese stesso. Dopo anni di abbandono, parte degli edifici vennero restaurati e nel 2010 venne inaugurato il Museo dell'Arte della Lana. Questi sono telai jacquard, non sono propri del lanificio, quindi sono stati regalati, donati al lanificio da, pensate, una scuola, un istituto tecnico di Treviso, che ce l'ha regalati, ce l'ha donati. Sono dei telai jacquard, quindi il primo computer. E il jacquard inizia alla fine del Settecento e nel 1801, diciamo, jacquard che cosa fa? Regolarizza tutto quanto e costruisce un telaio che ha una macchinetta lettrice di cartoni, che è veramente il primo computer, perché lavora sul calcolo binario pieno vuoto, quindi acceso, spento. E con questo telaio si riusciva a fare tessuti estremamente complessi con una sola persona, mentre fino all'arrivo di questo telaio ci voleva due persone, una che tirava i lacci e quindi faceva il disegno e l'altra invece che passava la trama. Adesso si può sentire il rumore e quindi li rimettiamo in vita in qualche modo, almeno dal punto di vista sonoro. Queste macchine sono molto grandi, sono tutte, vedete, comandate da degli ingranaggi e naturalmente si muovevano con la forza
del fiume, dello Staggia. Era lo Staggia che dava poi la possibilità, il movimento a tutte queste macchine. E quindi ecco, proviamo a pigiare per sentire questo particolare rumore. Questo è il riparto della filanda, della filatura. Qui si portava la lana che era già stata cardata e veniva poi posizionata sulla filanda. Abbiamo la possibilità anche per questa macchina di poter sentire il rumore della filanda. Anche qui abbiamo il rumore dell'orditoio, che come vedete è proprio una botte che si muove e che arrotola, mette su se stessa tutti i fili, che quindi le rocche che stanno sulla cantra, e quindi li arrotola per poi essere posizionati successivamente dietro al telaio. La tintura naturale è un'arte molto antica grazie alla quale possiamo tingere i filati e i tessuti con colori estratti dalle piante. Una delle piante più utilizzate è la robbia. Se vogliamo tingere con la pianta di robbia dobbiamo usare le sue radici. Queste si raccolgono tra l'autunno e l'inverno e si possono usare sia fresche che essiccate. E a seconda della quantità di radici che usiamo avremo tonalità diverse di colore nella gamma dei rossi. Questa si realizza in tre fasi: estrazione del colore dalla pianta, fissaggio ovvero mordenzatura del tessuto e tintura dello stesso nel bagno colore. Una volta deciso il quantitativo di radice da utilizzare, si passa al bagno colore. Questo si ottiene lasciando la pianta a bagno per una notte, per poi cuocerla 2 ore a 75 gradi. La seconda fase del procedimento è il fissaggio, detto mordenzatura. Questa consiste nella cottura del tessuto in acqua dove è stato sciolto il sale mordente, nel nostro caso l'allume di rocca. La terza ed ultima fase del procedimento è la tintura. Dopo aver filtrato il bagno colore precedentemente ottenuto, il tessuto viene immerso nel liquido colorato e cotto per 2 ore a 75 gradi. Quando il bagno colore si è raffreddato, si estrae il tessuto, lo si sciacqua e lo si fa asciugare. E questo è il risultato della tintura naturale con radici di robbia sul panno casentino. Le collaborazioni tra il Politecnico di Torino e il Museo dell'Arte della Lana riguardano studio di strumenti scientifico-tecnologici che sono presenti nel museo, come questo condizionatore per l'umidità, oppure la ratinatrice che serve per fare il ricciolo al panno del casentino, un dinamometro per filati. E poi c'è anche il campo della sonorizzazione del museo e le attività di divulgazione, comprese la creazione di percorsi tattili.